Allora ragazzi, oggi parliamo del triangolo di Tartaglia e i suoi segreti. Vi devo subito deludere, potresti chiudere la porta, dicendovi che alcuni di questi segreti rimarranno segreti perché non lo so nemmeno io cosa succede. Determinate cose. Alcune cose ve le posso spiegare, altre no. Allora, voi conoscete il triangolo di Tartaglia? Uno, questo quando l'avete visto? Le scuole superiori, quando avete fatto lo sviluppo delle potenze di binomio, eh? Questi sono i coefficienti del quadrato di binomio, eh? Queste sono le padocche. Questi sono i coefficienti del cubo di binomio, eh? Ed il cubo del primo, il cubo dell'ultimo, poi 3 a 4 di 3 a 4. Se fate per esempio il a più b alla quarta, i coefficienti saranno questi, a più b alla quinta, i coefficienti sono questi. E poi vi ricordate come si costruiva? Praticamente questo 3 è la somma di 2, questo 10 è la somma di 6 più 4, cioè ognuno è la somma dei precedenti della vita somma. Oh, quindi la costruzione è piuttosto semplice. E perché è così interessante questo triangolo, questa costruzione numerica? Allora, tanto per cominciare, pensate che noi lo chiamiamo triangolo di Tartaglia perché diciamo ci ha lavorato sopra un matematico del 500 che si chiama Niccolò Fontana, e poi il suo soprannome era Tartaglia perché era balbuziente e anche lui si fermava Tartaglia. Però forse nel mondo no, sicuramente era già stato inventato, era già stato diciamo creato dai cinesi in Cina, ma è stato praticamente partorito in varie parti del mondo. Diciamo che il nome più famoso con cui è conosciuto nel mondo è il triangolo di Pascal. Pascal era, non so se lo conoscete, matematico, fisico, filosofo del 600, che è soprattutto famoso per quella che si chiama scommessa su Dio. Ne avete mai sentito parlare, a parte i miei studenti che magari vi ho raccontato, che è una sorta di anticipazione della teoria dei giochi, una cosa che forse alcuni di voi vedranno all'università. La scommessa su Dio, vabbè, è una cosa veloce, ve la racconto. Funziona così: lui diceva, voi potete scommettere se credere in Dio o non credere in Dio. Lui era cristiano, quindi lui credeva in Dio. E diceva, adesso vi dimostro che vi conviene credere in Dio. Perché? Dice, se tu credi in Dio e Dio non esiste, alla fine dei giorni non succede niente, tu hai creduto, non esiste. Se credi in Dio e Dio esiste, alla fine dei giorni tu ti accogli in paradiso. Se invece non credi in Dio e Dio non esiste, non succede niente, perché tanto non credevi, non esiste. Se non credi in Dio e Dio esiste, e invece succede che vai all'inferno, no? Questa cosa qua, se non sbaglio, l'ha anche messo, ha scommessa su Dio. Proprio così funziona la teoria delle decisioni e la teoria dei giochi. Credente che Dio esiste, ragione o felicità eterna? Credente, hai torto, nulla. Ateo, hai ragione, nulla. Ateo, hai torto, dannazione eterna. Diciamo Pascal era il famoso per il triangolo di Pascal. Oh, poi tornando al invece triangolo di Tartaglia, nel triangolo di Tartaglia ci sono un sacco di strutture numeriche. Tanto per cominciare, ci sono la struttura numerica, diciamo, di base di numeri, cioè numeri naturali. E il triangolo è piuttosto educato, nel senso che i numeri naturali li troviamo subito. In realtà subito tutti gli 1, 1, 1. Se ci pensate, i numeri naturali nascono prima dai singoli oggetti. Cioè tu sei 1, lui è 1, lui è 1, poi nel momento in cui li vado a contare diventano 1, 2, 3, 4. Quindi il fatto che abbiamo tutti gli 1 va bene, ok? Dopo i numeri naturali, vedete, qui c'è un'altra struttura numerica, che sono quelli che si chiamano numeri triangolari. Come funziona? Perché numeri triangolari? Perché con 1 faccio un punto, con 3 faccio così, con 6 faccio così, ok? Praticamente questi sono quelli che si chiamano dei numeri figurati. Posso produrre delle figure geometriche che sono triangoli, vedete? Oppure costruito in questo modo, ma alla fine è sempre la stessa cosa. Se prendete invece questi altri numeri qui, vengono fuori quelli che si chiamano numeri tetraedrici, perché si costruiscono proprio formando il tetraedro. Il tetraedro sarebbe una piramide,
con tutti i lati di là, che sono triangoli di lati, vedete l'1, il 4, il 10, questi sono i numeri tetraedrici. La prima cosa su cui vi interrogherei è questa. Vedete, ognuno di questi numeri che appare, per esempio prendiamo questo 3, questo 3, ragazzi, corrisponde anche, sapete a cosa? A tutti i possibili percorsi, al numero dei possibili percorsi che io posso fare per arrivare a questo 3, diciamo, scendendo, andando a sinistra a destra. Per esempio, questo è il percorso. Oppure, questo è il percorso. Oppure, questo è un altro percorso. Vedete, sono 3. Se io qua prendo il 10, no, devono essere, devi andare dal numero al suo, diciamo, quello contiguo, capito? Non puoi fare, non puoi andare da qua a qua, non puoi andare da questo a questo, ok? Sì. Devi andare solo nel suo vicino e devi andare, il percorso lo devi fare così, solo scendendo e andando a sinistra e a destra, capito? Non puoi tornare indietro, puoi solo scendere, andare a sinistra e a destra e andare nel vicino. Ma poi dovevi andare così, laterale, non puoi più scendere. Quindi, laterale? No, devi solo per forza scendere. Se io prendo il 10, è la stessa cosa. Cioè, ho tutti i numeri, diciamo, tutti i possibili, il numero di percorsi che da 1 arrivano a 10. Questo non è un mistero, ve lo so spiegare. Perché? Perché vedete, se io ho ogni mossa di una lettera, per esempio quando scendo a sinistra lo chiamo S e quando scendo a destra lo chiamo D, vedete, questo percorso equivale a S, D, D, S, D. E se voi pensate a qualsiasi altro percorso, per esempio questo e questo, ho sempre, vedete, D, 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 S, S. Cioè in pratica ho sempre 3D e 2S, praticamente. Quindi in pratica il numero di percorsi a che cosa equivale? A tutti i possibili anagrammi che io posso fare con quella parola. Adesso, quanti sono gli anagrammi che posso fare con questa parola? Non ve lo spiego come in genere si spiega a combinatoria, che in combinatoria in genere si fa così, si parte prima dagli anagrammi A, B, C, D, cioè che hanno tutte le lettere diverse, e si dice questo viene 4 fattoriali, perché io ho 4 modi per scegliere la prima lettera, poi ho 3 modi per scegliere la seconda lettera, 2 modi per scegliere la terza, un modo solo per scegliere la quarta. E 4 per 3 per 2 per 1 uguale a 4 fattoriali. Se invece c'è una parola con lettere che si ripetono, perché secondo me non bisogna partire da questo schema qui? Perché è un problema, sì, si chiamano entrambi anagrammi, questo senza ripetizioni e questo con ripetizioni, ma concettualmente sono due cose completamente diverse. Perché quando faccio gli anagrammi di questa parola non mi devo porre cosa metto come prima lettera, cosa metto come seconda, ma ragiono in un altro modo. Cioè ragiono quali sono le tre posizioni in cui metto D. E per esempio io D lo voglio mettere qui, qui e qui. Cioè ho scelto le tre posizioni in cui mettere D. Dopodiché dove devo mettere l'S è vincolato. Ok? Cioè ho un solo modo dove mettere l'S. E allora questo è un altro problema, è diverso da questo. Questo problema qua dice quali sono le posizioni in cui posso mettere le D. E quindi devo contare tutti i modi in cui posso scegliere tre posizioni in cui mettere D. Ok? E quali sono tutti questi modi? Adesso questa è una cosa che non dimostro, chi ha fatto combinatoria lo sa. Questi modi si trovano tramite un oggetto matematico che si chiama coefficiente binomiale. In Italia si chiama coefficiente binomiale, in Inghilterra per esempio si chiama Anchor, che vuol dire proprio devo scegliere tre elementi da un gruppo di 5. Cioè tutti i modi in cui posso scegliere tre elementi da un gruppo di 5, ok? E questo è poi 5 fattoriale su 3 fattoriale per 5 meno 3 fattoriale, eccetera, eccetera. Ok? Cioè questo mi conta tutti i modi in cui io scelgo tre elementi, per esempio qua tre posizioni su 5 in cui devo mettere la lettera. Ok?
Quindi questo 10 che aveva 3D e 2S, a cosa sarà uguale? Posso cancellare tutto, sì? Questo 10, per esempio, sarà uguale a 5 su 3 come coefficiente di punto. Ok? Perché mi conta appunto tutti gli anagrammi, diciamo, di quella parola con 3D e 3S. Oh, domanda, adesso mi sapete spiegare nell'ottica che questo equivale al coefficiente binomiale 5 su 3 perché questo 10 viene 6 più 4? Anzi, nell'ottica del numero di percorsi, torniamo al fatto che questo 10, questo 5 su 3 poi rappresentava tutto il numero di percorsi per arrivare a 10. Mi sapete spiegare quindi che vuol dire che è uguale a 6 più 4? Beh, vuol dire questo, se ci pensate un attimo, per arrivare a quel 10, io a quel 10 ci posso arrivare solo o da qui o da qui, giusto? Quindi il numero di percorsi per arrivare a questo 10, partendo da 1, è uguale al numero di percorsi per arrivare a 6, perché poi vado qua, più il numero di percorsi per arrivare a 4, ok? Quindi vedete come torna anche come numero di percorsi il fatto che questo 10 è uguale a 6. Ma un altro modo ancora in cui ve lo voglio raccontare, vedete, questa ho detto che era 5 su 3. No, questa non era 5 su 3. Era... Sì, sì, 5 su 3, quinta riga. Anzi, la... 5 su... allora, in realtà 5 su 3 era questo che dici qui. È lo stesso, perché poi ho 5 su 3, ho 5... Ah, 0? No, si parto da 0, 0, qua vuol dire che non prendo nulla, 1, 2, 3, sì, scusate. 5 su 3, vedete? Abbiamo detto che è uguale a questo. Questo a cosa corrisponde? Siamo alla quarta riga, quindi 0, 1, 2 e 4 su 2, più, e questo 4 invece è 4 su 2. Ok? Che bisogna sempre contare 0, 1, 2, 3, 5 su 3, 0, 1, 2, 4 su 2, 0, 1, 2, 3, 4 su 3. Come si può dimostrare questa cosa che 5 su 3 è uguale a 4 su 2 più 4 su 3? L'abbiamo detto con il numero di percorsi, ripensando al fatto che 5 su 3 vuol dire che stiamo prendendo 3 elementi da 5, praticamente noi stiamo dicendo che tutti i modi in cui posso prendere 3 elementi da 5 equivale a tutti i modi in cui posso prendere 2 elementi da 4, più tutti i modi in cui posso prendere 3 elementi su 4. Allora, sapete perché? Perché prendere 3 elementi da 5 equivale anche, allora io ho 5 elementi, io sono un oggetto di questi 5 elementi, e questo oggetto qui può far parte o può non far parte del gruppo dei 3. Se fa parte del gruppo dei 3, io poi quanti altri devo scegliere? 2 su 4 che sono rimasti, di questo qua. Se non fa parte del gruppo dei 3, vuol dire che dei 4 che sono rimasti li devo prendere tutti. E quindi questo è un altro, diciamo, modo per capire che 5 su 3 deve fare 4 su 2 più 4 su 3, cioè la somma di 10. Ok, adesso, questa magari è la parte un po' più... cominciamo a vedere un po' di cose misteriose che si annidano in questo triangolo. Ad esempio, se voi sommate le righe, 1 più 1 fa 2. Se sommate quest'altra riga, fa 4. Se sommate quest'altra riga, fa 8. Se sommate quest'altra riga, fa 16. Cosa sta qui apparendo? Eccetera, eccetera. Cioè, stanno apparendo tutte le potenze di 2. Oh, se ci pensate un attimo, una cosa un po' folle. Perché? Perché abbiamo detto che tutti questi numeri corrispondono a dei coefficienti binomiali, e quei coefficienti binomiali, visto che ho dato la formula, i coefficienti binomiali ci sono dei fattoriali, cioè le moltiplicazioni di numeri naturali, e poi delle somme con questi fattoriali. Mi dite come fa a spuntare la potenza di 2? Cioè, nei fattoriali tu capirai 2 è uno dei fattori. Se Cristo ha 5 su 3, ha 5 fattoriali, era 1 per 2, per 3, per 4, per 5. Come fa all'improvviso a spuntare la potenza di 2 come somma di questi fattoriali? Allora, questo ve lo so spiegare, questo ve lo so spiegare. Poche cose ve lo so spiegare, questo ve lo so spiegare. Perché? Torniamo a questa riga qui. Ricordate, questo 1 qui, avevamo detto che sto... questo 1 qui, che cosa rappresentava?
rappresentava il coefficiente binomiale presenziale. Questo invece rappresentava il coefficiente binomiale preso 2. Questo rappresentava il coefficiente binomiale preso 2 e questo rappresenta il coefficiente binomiale preso 3. Ok? Sto a questa riga 0, riga 1, riga 2, riga 3. Questo è il numero di riga e questo diciamo 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 sulle colonne. Però questo che abbiamo dato un significato, vediamolo come un problema. Fate finta che dovete fare un gelato ai dei tre gusti. In quanti modi possiamo fare questo gelato? Allora, questo vuol dire il cono vuoto senza gusti, ok? E quindi quanti coni vuoti possiamo avere senza gusti? Questo vuol dire quanti gelati possiamo fare con un gusto solo, se abbiamo tre gusti, tre gelati, giusto? O con un gusto, con l'altro. Questo vuol dire quanti gelati possiamo fare con due gusti, sono di nuovo, viene di nuovo tre. Ok, se combinate tutte le possibili combinazioni della coppia, viene di nuovo tre. E questo vuol dire quanti gelati possiamo fare con tre gusti, se abbiamo tre gusti, uno solo. Ok, adesso perché la somma è 2 alla terza? Perché, vedete, questo calcolo qua, cioè dei gusti, del numero di gelati che potevamo fare, che possiamo fare, lo potevamo fare anche in un altro modo. Sapete in quale modo? Io ho tre gusti. Per avere tutti i gelati possibili, io posso decidere se quel gusto c'è o non c'è. Ok? Cioè, nel gelato, il gusto 1 c'è o non c'è. Chiaro? In quanti modi quindi ho? Quanti modi ho? Due modi. C'è o non c'è? Il secondo gusto c'è o non c'è? Ok? Il terzo gusto c'è o non c'è? E quindi alla fine avrò 2 per 2 per 2. Oh, in generale, ragazzi, questo problema qui in pratica equivale a contare, se io ho tre elementi, tutti i possibili sottinsiemi, compreso l'insieme stesso, che io posso avere con tre elementi. Per esempio, ho questi, oppure se ne prendo 2. È praticamente il numero, la partizione di tutti gli insiemi possibili. E quindi ecco spiegato da dove viene quel fuori, quel 2 alla terza, da dove vengono fuori le potenze. Oh, adesso invece comincio a parlare di cose che non vi so spiegare. Anzi, la prima forse è spiegabile, però ci devo pensare un attimo, la dico. Cioè il fatto che ogni riga, vedete questo numero, se lo leggo come numero, è 11. Vedete questo 121? Se lo leggo come numero è 121. Vedete questo 1331? Se lo leggo come numero è 1331. Cosa stanno apparendo secondo voi? Tutte le potenze di 11. Ok? Oh, in realtà funziona in modo diretto fin qui. Qui non funziona più proprio in modo diretto, nel senso che 11 alla quinta non è uguale a questo letto in questo modo, ma è sempre uguale, diciamo, a questo numero, ma visto in forma polinomiale. Che vuol dire quando un numero lo vediamo in forma polinomiale? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vuol dire che questo lo posso scrivere come 1 per 10 alla quinta più 5 per 10 alla quarta più 10 per 10 alla terza più 10 per 10 alla seconda più 5 per 10 alla 1 più 1 per 10 alla 0. Se fate questo calcolo effettivamente verrà 11 alla 1. Quindi ci sono le potenze di 11. Ma poi cos'altro c'è? Conoscete i numeri di Fibonacci? Quali sono i numeri di Fibonacci? Sono quelli di 1, si parte da 1, 1, poi 1 più 1, 2. Poi si fa sempre la somma degli ultimi due. 1 più 2, 3. 2 più 3, 5. 3 più 5, 8. 5 più 8, 13, così via. Perché sono così famosi i numeri di Fibonacci? Perché i numeri di Fibonacci appaiono, per esempio, in natura. Vi faccio vedere un'immagine. Per esempio, i petali dei fiori.
se vi andate a contare, questo fiore ha 13 petali, 21, cioè praticamente i petali dei fiori corrispondono sempre ad un numero di Fibonacci, ok? Pure gli elementi delle spirali, questo qua è di un girasole, ma i numeri di Fibonacci li trovate pure in arte quando applicate la sezione aria, nel senso che quando voi andate... ho cancellato il numero, vabbè, erano 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Se voi andate a fare il rapporto tra gli ultimi due, 13 e 21, si avvicina molto a quel valore che si chiama sezione aurea, che è un numero che per esempio gli artisti utilizzano per dare un certo equilibrio alle opere d'arte, perché si basano, diciamo, le opere d'arte, le proporzioni delle opere d'arte su questo numero qui. Oh, comunque i numeri di Fibonacci, pensate, sono talmente famosi che c'è un artista che Lamone Antonelliano di Torino, non so se ce l'avete presente, ha fatto un'installazione luminosa su questa Lamone Antonelliana dove appaiono tutti i numeri di Fibonacci. Ecco, Lamone Antonelliana ha praticamente questa installazione luminosa, in questa installazione luminosa ci sono tutti i numeri di Fibonacci. Oppure se andate a Napoli, nella metro di Vanvitelli, anche lì c'è un'opera con tutti i numeri di Fibonacci. Ok? E cosa c'entrano i numeri di Fibonacci con il triangolo di Tartaglia? C'entrano questi. Il triangolo di Tartaglia, nelle sue numerose, meravigliose e immense proprietà, ha pure i numeri di Fibonacci. Sapete come? Devo usare tre diagonali, allora parto da uno, poi c'è quest'altro uno. Poi qui va in diagonale. 1 più 1, 2. Poi continuo. 1, 2 più 1, 3. Poi continuo qui, sempre in diagonale. 1 più 3 più 1, 5. Poi continuo, sempre in diagonale. 4 più 3, 7 più 1, 8. Poi vado sempre in diagonale. Una parentesi. Oh, perché nel triangolo di Tartaglia in diagonale appaiono i numeri di Fibonacci? Non me lo chiedete perché non lo so. Cioè, rimane un mistero, diciamo, anche per me. Però vedete i numeri naturali, i numeri triangolari, adesso i numeri di Fibonacci. Sapete un'altra successione numerica meno conosciuta, meno famosa, ma secondo me altrettanto bella di numeri di Fibonacci? Sono i numeri di Catalan. Catalano è un matematico dell'Ottocento, belga. I numeri di Catalano, perché sono così interessanti? Perché appaiono come risoluzione di certi problemi. Per esempio quadri. Pensate a quanti triangoli si possono ottenere sul dividendo una figura, un poligono, unendo solo le diagonali in modo che non si intersi. Per esempio, se io prendo il quadrato, in quanti triangoli lo posso fare? Posso farlo così, oppure posso fare così. Okay? Cioè, c'ho due modi in cui posso suddividere il quadrato, diciamo, o con questa diagonale qui o con questa diagonale qui, per ottenere i triangoli. Se lo faccio col pentagono, no. Col pentagono della 5, vedete, col pentagono ho 5 modi in cui posso fare questa cosa. Oh, e qui posso anche non andarvi a contare, perché se conosco la successione di numeri di Catalan, so che questo verrà 14, e poi, diciamo, gli altri numeri di questa successione. E i numeri di questa successione come si calcolano? Si calcolano con questa formula qui, che ha sempre di mezzo i fattoriali, cioè i numeri di Catalan si calcolano così. Cioè, cosa vi voglio dire? Che esistono tanti problemi che si risolvono con questa successione di numeri. Per esempio, per chi fa i giochi matematici anche a un certo livello,
quando prova un problema e vede che in un caso gli viene uno, poi gli viene due, poi gli viene cinque, e là già gli viene il dubbio che se va avanti gli verrà 14, gli verranno tutti i numeri Catalan. Per esempio, un altro caso in cui appaiono i numeri di Catalan è in questo problemino qui. Cioè, quanti percorsi, devo contare il numero di percorsi per andare da un vertice a un altro vertice di un quadrato, senza però oltrepassare la diagonale. E quindi un percorso è questo, un altro percorso è questo. Con un quadrato di ordine 4 ne vengono 14. Se facevate con un quadrato di ordine 3 ne venivano 5. Con un quadrato di ordine 2 ne venivano 2. Con un quadrato di ordine 5, adesso non lo so, non mi ricordo il numero di Catalan successivo. Un altro problemino che si fa con i numeri di Catalan, per esempio, quante coppie di parentesi io posso mettere affinché abbiano un senso? Allora, comincio con una coppia. Una coppia di parentesi, affinché abbia un senso, la posso mettere solo così. Se prendo due coppie di parentesi, come le posso mettere? O così, oppure mi viene in mente un altro modo. Una dentro l'altra. Quindi qui è un modo solo. Qui sono due modi. Se faccio con tre coppie di parentesi, già ve lo dico, verrà 5. Con quattro coppie di parentesi, verrà 14. Lì spuntano di nuovo questi numeri di Catalan, che ripeto, spuntano fuori in diversi problemi, anche molto diversi tra di loro. Quindi diventano importanti per questo, proprio perché spuntano fuori. Dice, vabbè, ma poi il triangolo di Tartaglia c'ha più numeri di Catalan? Sì. E ce l'ha. Ce li ha qui. Dici no, non è vero, non sono indicato. Vabbè, non ce l'ha proprio diretti, ce li ha così. Dovete dividere ogni numero per numeri naturali. Cioè, questo 1 fate 1 diviso 1, fa 1. Poi 2 fate 2 diviso 2, fa 1. Poi 6 fate 6 diviso 3, vedete, qua sono tutti i numeri naturali, fa 2. 20, poi fate 20 diviso 4, fa 5. Ecco che stiamo a fare. 70 diviso 5, 14. Adesso scopriamo pure qual era quello successivo. 252 diviso 6, quanto fa? 4. Così. Quindi prendete i numeri in verticale e appaiono con i numeri di Catalan. Perché? Non lo so. Forse ragionando su quanto magari ce la si fa. Rimane un segreto come questa cosa. Ragionando su quanto magari ce la si potrebbe fare. Non lo so. Tante non volte... so nemmeno se qualcuno ci è riuscito, francamente non mi anche perché quel risultato lì non mi sono. È un fatto. Certo, questo già c'ha una certa attinenza, perché tu dici un numero di Catalan c'ha dimensioni fattoriali, questo c'ha dimensioni fattoriali. Tu alla fine sì, forse... vai a dividere per un numero naturale che può sì, forse, essere dell'altro. Forse lavorandoci su, sì. Sì, forse questa cosa effettivamente adesso non ci fai pensare, è una cosa che si potrebbe dimostrare, che si potrebbe dimostrare. Poi magari ci si trova. Poi ha a che fare con i fattoriali, che poi appaiono proprio esattamente in quell'ordine da un po', però insomma, ci si può provare. Oh, poi un'altra cosa abbastanza sorprendente, forse anche quella più sorprendente di tutti del triangolo di Tartaglia, è che se voi provate a colorare, ragazzi, tutti i multipli di uno stesso numero. Per esempio, se voi provate a colorare i multipli di 2, cioè i numeri pari, vedete qua c'è un numero pari, lo faccio col triangolo, adesso non lo coloro, lo metto il triangolo e poi capirete abbastanza, capirete perché. Poi vedete, tutti i numeri pari ce l'ho anche qui, poi qua ho un altro numero pari così, poi ho un numero pari così. Poi ho tutti i numeri pari anche qui, adesso però questa non continua. Cioè, questa cosa che vi voglio far vedere si apprezza
diciamo, se considerate un numero grande di righe, cosa succede? Adesso ve lo faccio vedere. Che se colorate tutti i numeri pari, vi apparirà. Vedete? Qui sono raggruppati, vedete qua 4, 6, 4, 10, 10, 20 numeri pari. Qui sono raggruppati i numeri pari, sono raggruppati tutti i numeri pari, ma questa cosa non succede solo con i numeri pari. Anche se raggruppate e colorate tutti i numeri, per esempio multipli di 3 o i multipli di 4, si crea sempre questa struttura, non so se la conoscete, questa figura geometrica. Praticamente ricorda quello che si chiama triangolo di Sierpinski, questa cosa qua. Il triangolo di Sierpinski è un frattale, non so se conoscete, se sapete cosa sono i frattali. I frattali sono delle figure, diciamo, che si autostrutturano sempre allo stesso modo all'infinito. Per esempio, il triangolo di Sierpinski da dove viene fuori? Se voi prendete lì quel triangolo nero, quel triangolo equilatero, e andate a segnare i punti neri e poi li unite, poi quello centrale vi tolgo il nero, o se volete lo coloro di bianco, ok? Poi fate la stessa cosa sui neri che vi sono rimasti. Unisco i punti neri, mi vengono fuori i triangoli centrali che li faccio di bianco. E continuo così, lo posso fare fino all'infinito, e mi viene fuori la figura che so. Okay. Ovviamente qua si è fermato un certo n, ma voi dovete immaginare, poi faremo una lezione sul frattale, che è il frattale forse più famoso, quello sul fiocco di neve, la curva di Koch. Il fiocco di neve praticamente pure nasce come un frattale, e studieremo che con i frattali viene meno anche il concetto di dimensione. Noi abbiamo come idea di dimensione o la dimensione 1, la dimensione 2, la dimensione 3, la dimensione 4 non appartiene già più, diciamo, al nostro mondo. Con i frattali invece, qui la dimensione 1 aperta, dimensione 2 superficie, dimensione 3 volumi, con i frattali invece si scopre che si sta nella dimensione tra 1 e 2, tra 2 e 3, ok? E il logaritmo di qualcosa, ma questo lo vedremo in un'altra lezione. Quindi nel triangolo di Tartaglia c'è pure il triangolo di Sierpinski, poi il triangolo di Sierpinski è utilizzato come motivo geometrico anche, vedete, soprattutto nelle chiese, nei pavimenti delle chiese, non so se riuscite a apprezzare per la luminosità, nei pavimenti delle chiese che trovate tra il 1000 e il 1200, 1003, soprattutto nelle chiese del Lazio, perché erano fatti da dei marmorari romani che si chiamavano della famiglia dei Cosmati, che si chiamano pavimenti cosmateschi. Adesso andremo in gita ad aprile andremo a Roma e andremo a vedere uno della chiesa di San Clemente, se non sbaglio, questa figura della presenza. La decorazione geometrica che richiama proprio il triangolo di Sierpinski. Okay. Oh, in teoria avrei finito, però ne approfitto, magari la prima cosa che finisco prima, ne approfitto per dirvi che alcuni raccontano il triangolo di Tartaglia dicendo che nel triangolo di Tartaglia c'è pure il gioco del lotto. Perché? Perché se io prendo questa riga, vedete, questa riga cosa rappresenta? Rappresenta che mi gioco tre numeri. Per esempio il 26, il 37 e il 42. Questo uno qua rappresenta che non mi esce nessuno di quei tre numeri. In quanti modi non mi riesce, faccio il 0? Un modo. Questo 3 qua invece rappresenta, mi esce solo un numero. In quanti modi mi può uscire solo un numero? O 26, 37, 42, 30. Questo rappresenta in quanti modi posso fare l'ambo,
tre modi, perché ne prendo due. In quanti modi posso fare terra? Questa cosa qua può avere anche una rappresentazione geometrica. Faccio un triangolo, ognuno dei numeri rappresenta il vertice di un triangolo. Questo rappresenta il 26, il 37 e il 42. Nel triangolo avete tutte le possibilità. Se il triangolo non c'è, non avete bisogno. Ognuno dei vertici rappresenta l'estrazione di un numero di quello che avete. I lati cosa rappresentano? Quanto? E il triangolo, in quanti ambiti posso avere? 3. E il triangolo in sé cosa rappresenta? 3. Se vogliamo fare con 4 numeri, quale figura utilizzereste? Con 4 numeri? E invece no. Utilizziamo questo. Diciamo che il quarto numero è 15. Allora, non mi esce niente 1. Hanno 4 numeri, sono qua. Non mi esce niente 1. Mi può uscire uno dei numeri, quindi vertici, 4. Oppure mi possono uscire gli ambiti. Quanti ambiti mi possono uscire? Vado a contare i lati, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambiti. Vedete, è un modo diverso, un modo geometrico per vedere in quanti modi posso raccogliere due elementi da 4. Poi, terna. Quante terne posso avere? 4. E le terne quindi sono gli ambiti. 1, 2, 3 è il triangolo grande. E poi in quanti modi posso avere tutti e 4 i numeri? Sarebbe tutta la figura. Questa figura alcune volte viene raccontata come piramide, cioè dovete immaginare questo punto verso l'alto. In particolare, se sono tutti triangoli equilateri, sarebbe un grande tetraedro. Va bene, io avrei finito. Ma praticamente è più.